i miei bisnonni, i nonni di mia mamma, si trasferiscono nell'estremo sud, nel Rio Grande del Sud, che è l'ultimo stato a sud del Brasile, non al confine con l'Argentina, che appunto è una zona in cui la fa da padrone la carne. Però venendo dal Veneto chiaramente si portano una serie di semi culturali e culinari che piano piano germogliano e creano anche delle commistioni, no? Facendo diventare alcuni piatti tradizionali, però figli di questo ponte fra le due culture, fra le due nazioni. Ad esempio, giù si mangia molto la trippa, che è una cosa di cui mi sono reso conto tanti anni dopo, mangiandola qua, quanto sia strano il fatto che in Brasile ci sia la trippa, c'è la polenta. E la domenica è proprio il giorno in cui si fa il churrasco. È un procedimento molto lento che inizia dalle 6 di mattina e gli uomini sono impegnati in questa attività con questi quarti di bue che si chiama costella. La costella rimane una delle mie cose preferite al mondo, perché dopo tutte quelle ore di cottura è l'ultima sapeccata, come si dice, e la carne però si scioglie, si stacca dall'osso per quanto è morbida, è una roba... Mi è rivenuta fame, ho appena mangiato ma mi è rivenuta fame.